abbiamo un programma strepitoso, a partire dal film di stasera, che è la prima nazionale di Noi, Giorni dell'Arcobaleno, è stato nominato all'Oscar tra i 5 per miglior film straniero. Abbiamo qua Eugenio Garcia, che è chi Gael García Bernal interpreta. Noi siamo contentissimi di avere questo film, che come sapete è la storia di una campagna creativa, di una campagna pubblicitaria politica, quella che appunto ha buttato giù il regime di Pinochet. Stiamo utilizzando un linguaggio pubblicitario, però armando un concetto politico detrás. Perché sin la dittatura l'allegria va a llegar. Che ciuccia hace un mimo in mezzo a mia película? Sono il protagonista della vita reale, no? Del film, no? Sì, è una grande, grande allegria di vedere questo film, che adesso è un film premiato a tutto il mondo, nominato all'Oscar. È la storia di una campagna, no? La storia del movimento sociale che di origine a avere una campagna e un plebiscito per votare in contro del Pinochet. In questo momento la comunicazione fu importantissima per dare un giro nella storia del nostro paese. No? E ora noi possiamo celebrare questa campagna, però in questo momento noi non sappiamo niente. No? Abbiamo paura di fare la campagna, però finalmente è un grandissimo finale. No? Io credo che è un grandissimo attore. Il messicano, e pertanto l'accento è diverso che il nostro è l'accento cileno dello spagnolo, però ha fatto un grandissimo lavoro e pertanto si espressa come un cileno veramente. È più emozionante vedere il suo lavoro. Il presidente va a ganare uguale, che uno è hueva. Basta, hay que ser más creativos, carajo, hay que darle la vuelta a esto. A Milano vengono fatte le campagne pubblicitarie, c'è un sistema di produzione dei commercial incredibile, ci sono tante agenzie di comunicazione e quindi abbiamo invitato Lorenzo Marini, Alberto Contri, presidente di Pubblicità Progresso, eccetera, per fare un dibattito un pochino sulla comunicazione. Dopodiché la nostra serata di premiazione, martedì, e mercoledì, giovedì e venerdì i film vincitori del festival verranno presentati a Milano, che è una città di comunicazione, oltre che di design, di moda e speriamo presto anche di cinema, già lo è con noi a livello internazionale.